Sì? Pronto, Paolo? Ma la segretaria non ti ha detto che sono in riunione? Ma cosa dici? Questo è il tuo numero diretto. C'è qualcosa che non va? Ma figurati. È che sto lavorando, no? Mi ami? Ma certo. Lo sai, qui non c'è più niente al suo posto. Vabbè, vabbè, ne parliamo dopo, eh? Il trasloco che ti mette così sotto sopra. Dai, pensa che domani saremo nella villa nuova. Ora però ti devo lasciare. Mi aspettano. La riunione. Sì, ma... è un po' il telefono. E segui questo benedetto trasloco, no? E senti, Claudio mi ha confermato. Viene domani sera con Luisa. Domani? Sì, così inauguriamo la villa. Mi raccomando, la cena. Ci terrei molto che tu la seguissi personalmente. Sei così brava. Per quattro? Sì. Ci vediamo dopo. Ciao. 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 Senti, lasciamo perdere. Sei capitata nel momento sbagliato. A 30 anni vivevo una vita dignitosa, senza aver avuto, dopo Davide, nessuna relazione importante. Per un po' di anni ho lavorato come hostess turistica, grazie all'aiuto di un amico americano. Mi piaceva quel lavoro, anche se avevo il rimpianto di aver abbandonato la musica. Mi sentivo pronta per una nuova relazione. Unica condizione: un uomo molto speciale. Allora, ne sei convinta? No, anzi, i miei coetanei mi annoiano. La mia forza è solo apparente. In realtà spesso ci soffro a trovarmi sola. Si dice che si resiste a rimanere soli finché qualcuno soffre di non averci con sé. Bello, molto bello quello che hai detto. Lo sai, io non ho mai incontrato nessun uomo che mi faccia provare questo tipo di emozione. Mi sembra che tu coltivi molto di più lo spirito che la materialità. E questo mi piace. In confidenza conosco pochi uomini per cui sono più importanti le affinità intellettuali che il sesso. Ah, beato te. Io non ne conosco nessuno. Mi capita sempre di incontrare uomini che ripetono la stessa storia. A partire dal gentiluomo di vecchio stampo fino all'adolescente. E tutti si credono originali. Piuttosto, devo dire che la cosa che più mi infastidisce è che tutti cercano di capire subito fino a che punto corrispondo alle loro esigenze sessuali. Dunque, vediamo un po'. A giudicare dal modo in cui sorseggi e da come impugni il bicchiere, si direbbe che esistono interi svolti psicologici piuttosto osei. Sicuramente le movenze hanno uno spiccato senso di libidine. Guarda che io parlo sul serio. Ma dai.